Ieri sera avevo un risotto ai funghi stratosferico nel mio piatto e ho scelto una bottiglia di Pinot Nero di Borgogna, là dove il mio cuore spesse volte batte, amici miei. E questa bottiglia di Gevrey Chambertin, Premier Cru, Le Fontenay 2014 del Domaine Joseph Roty mi ha fatto fare un viaggio stratosferico in mezzo al piacere gustativo e olfattivo, e allora ho deciso di condividere con voi questa degustazione che per me ha fatto tutta la differenza del mondo, amici miei. Ma veniamo a parlare del Domaine Joseph Roty, un domain interessantissimo perché nel panorama borgognone della Côte des Nuits è uno dei più in voga, è uno dei più in ascesa, diciamo così, con un talento enologico da parte dell'attuale reggente Jean-Marc veramente notevole. Il papà Joseph Roty purtroppo è venuto a mancare nel 2008 e ha lasciato in mano al figlio un panorama di vigne davvero straordinarie, molto molto vecchie come età media. È famoso ad esempio il suo Charme Chambertin Grand Cru con vigne del 1880-1881. Cose da pazzi, amici miei, bottiglie introvabili prodotte in pochissime unità. Ma veniamo a questo che è il suo Premier Cru Le Fontenay. È molto interessante parlare di terroir, un terroir particolare dove la parte di terra è molto molto sottile e sotto uno strato di calcare incredibile. Là a Gevrey Chambertin vengono fuori Pinot Noir con delle caratteristiche molto molto interessanti che sono quelle di forza, potenza, legate naturalmente alla caratteristica sempre importante del Pinot Nero che è la spezia, eccetera eccetera. Ma andiamo nel bicchiere con questo grande vino che ieri sera mi ha fatto davvero divertire. Eccolo qua, amici. Partiamo da questo colore bellissimo, che è un colore rubino, limpido, vivace e luminoso, direi. Veramente un colore straordinario. Partirei con dei piccoli frutti rossi molto molto dettagliati. Noce moscata. C'è anche, amici miei, una leggera fragola mista ad alcol. Veramente un naso ammaliante e intenso. In bocca, amici miei, c'è tutto il terroir di Gevrey Chambertin. Questo vino è super territoriale perché ti dà forza, ti dà potenza. Il vino è pieno, è succoso anche e ha una nota interessantissima che è quella che ieri sera mi ha fatto davvero sballare, amici miei. Ha questa nota leggermente piccante e amaricante. Un Premier Cru di altissimo livello, importante, generoso, assolutamente ancora in evoluzione. Io non oso pensare cosa sarà questo 2014 fra 5-6 anni, dove probabilmente raggiungerà davvero la massima espressione. Una nota anche positiva, l'annata è un'annata relativamente fredda, un'annata molto rigorosa. In alcuni 2014 di altri produttori e di altri villaggi ho trovato una leggera nota verde, non si sente in questo vino. Ne berresti assecchiate. Un vino che nonostante abbia questo stile del Domaine Joseph Roty, dove si ricerca comunque, e lo vedete anche in parte nel colore, una certa concentrazione nel Pinot Nero, una certa forza, tuttavia resta sempre elegante, però un vino d'impatto. Ecco, se cercate un Pinot Nero che non sia proprio solo elegante, super speziato, e che si allontani, per dire, dallo stile di Chambol Musigny, ma si avvicini allo stile di Gevrey Chambertin, il Domaine Roty fa davvero per voi. È super dettagliato. Un consiglio importante durante la degustazione, perché ieri sera, tenendolo nel bicchiere un po' di tempo, ho visto davvero dei cambiamenti. Non mettete tantissimo vino nel bicchiere, perché questa quantità è la quantità giusta. Di più i profumi diventano un po' meno dettagliati. Incredibile come avendo un po' meno di vino, il vino assume una precisione olfattiva incredibile. Insomma, amici miei, facciamola breve, mi sono divertito veramente tantissimo con questo vino, una delle bottiglie più interessanti dell'anno, senza ombra di dubbio. Prezzo c'è, prezzo importante, ma ci mancherebbe altro, insomma, il Domaine Joseph Roty è lassù e il Premier Cru Le Fontenay, amici miei, fa tutta la differenza del mondo.